tanta è la vita qui da raccontare. L'amarezza ormai fa male a questo cuore. Vedo la mia casa pura fantasia. Vedo quella figlia che non è la mia. Voglia di lottare, quella non mi manca. Ma la mano trema, non riesco per fermarla. La notte nel vagone, la testa poi dilaga. La voce di mia madre che ancora oggi cade. Adesso la mia corsa è di seconda mano. Questo è ciò che resta ed io lo amo. Senza esitazione, qui la gente guarda, non saluta e se ne va. Il vuoto nei miei occhi, quanta umanità. Non conosco amore senza umiliazione. Io della mia storia faccio sì, così fa la canzone. La notte nel vagone, la testa poi dilaga. La voce di mia madre, che ancora oggi canta. Adesso la mia corsa è di seconda mano. Questo è ciò che resta e io lo amo. Nel vagone, la testa poi dilaga, la voce di mia madre che ancora oggi canta. Adesso la mia voce è di seconda mano, ma questo è ciò che resta e io lo amo. Caro Dio, fatti questo inverno sacro, o preparami un posto di terra. Caro Dio, illumina con quattro bollicine la tua cuore di pappa. Caro Dio, non ascoltare le tue preghiere, ho perso l'anima. Caro Dio, stasera guarderò le stelle, fatti di Dio calci.
Bene.
Ecco qua. E finalmente ci sentiamo. Vi sentite? Ci sentiamo? Ci sentiamo tutti. Che bello! E quindi bentornati a questa nuova puntata di Artiamo Ci Andiamo. Stiamo rifacendo un piccolo rewind, perché grazie alla nostra radioascoltatrice abbiamo notato che effettivamente l'audio non funzionava. Quindi ripetiamo tutto da capo. Ci ripresentiamo. Voi siete? Noi siamo i filodrammatici di Napoli. Buonasera. Buonasera. A tutti. Buonasera. 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 Vai, Anto, dici rapida carrellata di noi. La visione prevedeva questo, poi. Allora, noi già l'abbiamo ascoltata questa storia, ma a causa di problemi si ho notato, grazie a voi, basta, Sofì, non devi messaggiare. Ho premuto qualcosa. Ragazzi, come presentateci un po' questo progetto? Noi nasciamo da un'idea del regista Luca Silvestri, la nostra compagnia è in essere dal 2012. Siamo al nostro quinto spettacolo, esordiremo al Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta la prossima settimana, 22, 23, 24 gennaio. E come ho accennato, il quinto spettacolo, siamo partiti con O Scarfalietto, abbiamo proseguito con Signori Biglietti, ancora una ricca tarantella, Buona Domenica, e la prossima settimana Che Casinò. Sì, dobbiamo rifare pure la seconda domanda. Sì. Però... era quella dei nomi, quella dei nomi. Tu mo ci chiedevi come ci chiamavamo. Ah, sì. Ah, no, quella era la prima. Stavo perdendo un attimino il senno qua dentro. Allora, rapida carellata di nomi. Carlo. Esattamente. Salvatore. Giovanna. Angolo dell'usato. Angelo. Angelo. Sì, angolo dell'usato. Allora, ragazzi, quanto è difficile fare teatro in Italia in questi tempi all'insegna della crisi economica? È difficile nella misura in cui c'è tanto e troppo in giro e forse ben poca qualità. Noi cerchiamo di andare avanti, cioè di proseguire cercando di apprendere, cioè il nostro è anche e soprattutto un laboratorio teatrale, perché non ci sentiamo, nessuno di noi si sente un attore arrivato, e soprattutto il nostro regista, che nonostante la sua trentennale esperienza sicuramente non è, insomma, diciamo, e lui ce lo ripete sempre, non è sicuramente, non si sente lì fermo dicendo adesso so tutto io. Va bene, quindi passiamo con una mia curiosità personale. Sì. Mi piacerebbe sapere come vi siete avvicinati al teatro, e adesso partiamo da Salvatore. Ma io mi sono avvicinato al teatro molti anni fa. È una passione che ho scoperto da già una ventina di anni fa. Come fa? Già l'ho detta questa cosa? No. Ma da sensazione così. No, è una passione che ho scoperto avere da bambino e ho portato avanti. Ma c'è un'inserzione nel mezzo? Forse sì. Ma forse già l'ho detta questa cosa? No. Un tuo amico? Un mio amico. Forse? Forse? No, un amico cercava per una sua compagnia e io ho risposto. E da allora non ho più lasciato. Tipo stalker, insomma. No, all'amico l'ho lasciato. Ah! Però, nel senso, ho detto vai tu da un'altra parte, io vado da quest'altra parte. Lasciato. E mi sono addentrato in questo mondo che ogni giorno è una novità. Giovanna? Io invece mi sono avvicinata al teatro 7 anni fa. È stato così un po' per caso, anch'io sollecitata da un'amica che scriveva sue commedie rappresentando le stesse. E poi mi sono imbattuta nei filodrammatici Luca Silvestri, al quale non dimenticherò mai di avere elemosinato anche solo di poter aprire e chiudere il sipario, per quello che vedevo essere un progetto che poi si è rivelato bellissimo, insomma, e nel quale credo davvero tanto. E invece tu, Carlo?
Allora, diciamo che è stata una passione da quando ero piccolo, ma tutto è cominciato nel 2011 con uno spettacolo anche in ambito religioso. E poi da lì è subentrata, diciamo, questa passione che sinceramente adesso non ne posso fare a meno. È una cosa bella. Sì, sì. Oddio, dipende dai punti di vista, però... E l'angolo dell'usato. Posso parlare pure sì. Anch'io mi sono avvicinato 7-8 anni fa circa. Ho avuto sempre la passione per il teatro. Seguivo da piccolo Luisa Conte, andavo con i miei genitori al San Nazaro, era bellissimo. Però non avevo mai immaginato di poter fare anch'io queste cose, di poter essere da spettatore e attore. Mi sono avvicinato inizialmente al musical, perché a me piace molto anche cantare. Feci un musical molto bello sulla Passione di Cristo. Mi diede molta soddisfazione e poi da lì ho conosciuto Luca Silvestri, infatti sono il più anziano, non solo anagraficamente, ma anche come periodo da cui sto nella compagnia, cioè dal lontano 2011, e sono 5 anni ormai e andiamo avanti con questa bellissima compagnia. Usatissimo. Usato. Speriamo da non gettare. Vabbè, relativamente perché... Fai dati della compagnia, sì. Dai. Possiamo... Io sono entrata a far parte della compagnia pochissimi mesi dopo, questo insomma relitto che è stato poi, possiamo relegato all'angolo dell'usato riciclabile. Sono anche l'amministratore della compagnia, però. Sì, sì. Porta il caffè, l'acqua. No, quello è qualcun altro. Ah, I conti non tornano. Non facciamo nomi, quella è chiara. Ah, ragazzi, quanto è difficile trovare un equilibrio all'interno di una compagnia teatrale? Cioè, immagino che ognuno di voi venga comunque da esperienze diverse, da generi diversi. È difficile trovare un equilibrio? Sì, è difficile, soprattutto se non si è ben fermi e convinti di quello che si fa, gli stessi possono anche sgretolarsi in un attimo. E tutto è proporzionato all'impegno e alla passione che cerchiamo comunque di dare, insomma, di volta in volta. Non è assolutamente semplice, perché siamo esseri umani, siamo perfettibili, le litigate, le, insomma, i uno vari sguardo patibecchi. È partito di qua o sbaglio? No, è stato un caso? No, assolutamente. Uno sguardo di Giovanna è arrivato. No, sono sguardi stiamo in radio, stiamo facendo un'altra intervista per la comunità. A volte è meglio che uno glielo ricorda, perché si allontana da solo. No, sono sguardi d'intesa. Possiamo soltanto svelare che siamo fratello e sorella in questa commedia. Quindi, sì, sì. Seguendo il metodo Stanislavski, io e lui di tanto in tanto ci guardiamo, perché cerchiamo di capirsi, di capirci, di essere complici. E va bene, voi altri siete d'accordo? Sì, dobbiamo essere d'accordo. Per forza? No, dobbiamo, perché la struttura così è, cioè è fatta così. È vero che ci sono state anche altre esperienze e... è anche giusto che da ogni esperienza tu devi prendere il meglio e poi lo porti nelle altre, però se tu entri a far parte di questo meccanismo devi entrare con le idee chiare, con la consapevolezza di quello che ti aspetta. E ripeto, io metto molto in primo piano la passione. Se tu ci metti la passione, vai d'accordo anche con Carlo e con Giovanna, dunque. poi ci dirà in un secondo momento che cosa ha da dire. No, vabbè. Io sono uno degli ultimi entrati nella compagnia. E L'ultimo. Anche l'ultimo che entrerà in scena, tra le altre cose. Oh. Il primo che uscirà di scena. Il primo che cacceremo fuori. Però posso dire che non farò solo la mia parte, aprirò anche il sipario. Ah. È una parte molto impegnativa. E popcorn e noccioline per la sala? Li vende lui. C'è Chiara. La nostra Chiara Giummo. No, poi vabbè, dopo faremo un cenno anche agli altri membri della compagnia. Lo puoi fare anche adesso, Angelo. Va bene, allora vorrei fare un cenno agli altri membri della compagnia, che sono importantissimi. Innanzitutto il regista Luca Silvestri, diciamo, nostro mentore e fondatore della compagnia, che conosciamo fin dal 2011. Poi un po' alla volta si è creato questo gruppo storico, a cui subito dopo ci sono io, Angelo Ferro, Giovanna Sebastiano,
E poi sono subentrati un po' tutti quanti, ci sta appunto Salvatore Forte, c'è Carlo Priore, la bravissima Susi Bastone, l'ottimo Armando Costaiola, che stasera non c'è, molto bravo, Danilo Albino, Anna Nunzia Vitolo, Federica Mazzarella, bravissima, Vittorio Pommella, che anche lui ha già recitato con noi. Infine Chiara Giulia. Armando Costaiola. L'ha detto. Per paura che si erano chiusi i microfoni un'altra volta. E poi si da non trascurare anche lo staff tecnico che ci circonda, c'è la costumista Carmen Bellucci, il nostro scenografo Giovanni Fatigati. Siamo una bella squadra. Ma poi siamo pure amici, questo ti aiuta molto ad andare avanti. È difficile essere amici in questo ambiente così particolare, oppure possono nascere anche delle rivalità? È difficile, molte compagnie nascono spesso queste rivalità. E Luca, il punto di forza è aver voluto creare un gruppo che si fondava appunto sul rispetto, sull'amicizia e soprattutto sul voler crescere insieme, dove ognuno cerca di aiutare e crescere l'altro e non di farsi le scarpe. Qualche elemento che c'è stato per qualche settimana subito è stato era in fase di formazione la compagnia, perché ogni persona che entra a far parte della compagnia, che è sempre aperta anche a nuovi innesti, deve essere parte del gruppo, anche umanamente, va bene, adesso ci prendiamo un po' 2 minuti di pausa con i miei adorati Robespierre Evolutionary Party, che saluto e che abbraccio e vi amo. Atlante. Contropiede conquisteremo il mondo, la buona sorte non farà più paura, non ci saranno catene da spezzare o marinai per farti dubitare. E dimmi come puoi impegnarti a non valutare il peso del mondo che devo sopportare. Prendiamo al bisogno di stabilità, amore. Per Natale ci sfameremo con quello che resta, non fioriranno gigli da estirpare né canta storie da educare. E dimmi come puoi impegnarti a non valutare il peso del mondo che devo sopportare. Prendiamo al bisogno di stabilità, amore Bentornati qui ad Artiamoci Andiamo, sempre in compagnia dei nostri filodrammatici. Allora, abbiamo avuto una domanda tramite WhatsApp. Buonasera a tutti, come è nato il nome della vostra compagnia teatrale? Saluti da Anne Demi. Vabbè, il nome nasce dal greco, no? Filos drammatico, amante dell'arte drammatica, quindi amante del teatro. Noi nasciamo come amanti di quest'arte, vogliamo portarla in giro, vogliamo crescere e farla crescere.
poetico, il nostro angolo dell'usato. Sì, molto sì. Poetico. No, ma noi perciò lo portiamo con noi. Sì, da quelle perle, quelle chicche. Al punto giusto, oserei dire. Al punto giusto, al momento giusto. Io non la trovo neanche ma sin del vizio. Ma io ragazzi, fino ad ora si è ben comportato. Io sono entrata nel box e ho detto, l'ultima persona che ha detto sono venuto qui ad accompagnare ha fatto un monologo. Ecco. E difatti il nostro migliore in campo sta parlando. Per cui adesso apriamo la porta e lo facciamo accomodare fuori. E adesso avrei una domanda per Salvatore. Sì. Quanto è mi preoccupo, però, no, quanto è difficile far ridere le persone arrivati nel 2016? Che è sempre più difficile far ridere. È molto difficile far ridere. Però io con il mio piccolo bagaglio di esperienza ti posso dire che o ce l'hai proprio tu dentro questa cosa di far ridere, perché la scuola si può servire, però devi essere già tu, cioè un 90% deve essere tuo proprio così spontaneo e naturale, poi quel 10% devi anche essere bravo a sapere fin dove puoi andare a giocare con il pubblico. Io per esempio quando vado a fare serate non prendo mai i miei testi, io gioco col pubblico e riesco ad andare avanti per il tempo che mi serve. Questo è, ma perché di carattere sono proprio fatto io così. Dunque, però è molto difficile far ridere. Allora io avrei un'altra curiosità. Mi chiedevo, nel momento in cui succedono quei momenti, sapete, sul palco, magari vi dimenticate la battuta, avete quel blackout, come reagite? Pubblicità. No, qui faccio il mio ultimo intervento. Qui è importante l'importanza del gruppo, perché se c'è un affiatamento, una complicità tra gli attori, questo accade ed è accaduto, l'altro interviene per andare incontro all'attore che in quel momento, certo, è in difficoltà. Magari anticipando una battuta, magari facendogli capire qual era il senso del discorso in quel momento e salvando, voglio dire, il salvabile. Se non c'è questo spirito è un problema serio, ma a noi non accade per fortuna. E questo è l'importanza di andare a fare le prove, perché l'attore non è che deve solo imparare la sua parte e via e basta, deve andando a fare le prove imparare anche le parti degli altri e ti può essere utile in un momento di questo sul palco. Tu sai quello che lui dovrebbe dire, glielo fai capire, lo porti tu oppure lo riprendi tu, cioè. Però ci deve stare il gruppo. Sinergia. Sì. Quindi squadra. È importante l'improvvisazione. Ma più che l'improvvisazione è importante la sinergia che si viene a creare, cioè il riuscire a captare il momento di difficoltà dell'altro e quindi cercare di ridurlo al minimo. Tanto che al pubblico non appare più come una difficoltà, ma come una costruzione del tutto. Volevo chiedervi, secondo voi come mai il teatro sta vivendo un momento un po' di difficoltà? A causa della carenza di autori e di attori, oppure perché le persone preferiscono andare al cinema? Ma perché qualitativamente non si cerca di andare oltre, cioè di fare il passo di qualità. Si è tutti più o meno statici e chiusi nel proprio io, cioè nel proprio cerchio, senza rendersi un attimino conto di quello di quella che è anche l'esigenza del pubblico. Cioè il pubblico che adesso si avvicina al teatro è un pubblico che ha bisogno un attimo di staccare la spina dal quotidiano. Certo. E noi che facciamo questo mestiere dobbiamo essere in grado di abbracciare questa loro esigenza, perché a nostra volta ci siamo ritrovati tra il pubblico prima di essere sulle tavole. Dunque, appena arrivata una domanda da Maria Pia e Teresa. Ci dicono: buonasera, premettendo che il teatro ruba molto tempo, come gestite le vostre relazioni sentimentali?
Oh, guarda, io posso dire che sono single, quindi... Il problema non mi tocca. Assolutamente no. Ma chi fa teatro e ha una compagna, la compagna deve accettare anche questo. Io penso. È un fardello. No, si vado a fare le prove, domani mi vedo con la ragazza. Il giorno delle prove sono stabiliti, dunque lo sa che quelli sono i giorni. Gli orari anche. Gli orari, e se ti vuole bene devi accettare anche questo hobby, questa passione che tu hai. Se incominci a dire no, ma guarda, te ne puoi pure andare tranquillamente. Cioè. Ciao. Per quanto ti riguarda, lui è il mio compagno. Oh, problema. L'ho risolto a punto. Sì, sì, sì. Ma guarda. Sì, sì. Abbiamo tagliato al minimo quelle che potevano essere le difficoltà. Avete risolto subito, insomma. Comunque, scherzi a parte, insomma, che cosa si può dire? Semplicemente che se vuoi bene, se ami dell'altro, abbracci anche quelli che sono i suoi interessi. E di conseguenza gli interessi dell'altro diventano i tuoi. No, siccome loro sono coppia, vuole fare la coppia, però non sono Salvatore e Carlo, insomma, non svegliamo a tutti i vostri risentimenti. Vabbè, eravamo rimasti d'accordo che lo potevamo fare stasera. No, abbiamo detto dopo lo spettacolo. Va bene. Ma vi aiuta a stare insieme anche nella vita privata? Sì. Ci aiuta perché comunque è una cosa in più che condividiamo, non è una cosa di poco punto, forse è sicuramente la più grande passione che abbiamo, è quasi un secondo lavoro, sta diventando poco meno, voglio dire, per il tempo che ci assorbe. Finiamo le prove spesso anche all'una e mezza di notte, perché il regista è giustamente un perfezionista e quando si semina alla fine si raccoglie, quindi questi sacrifici vengono ripagati con i premi che abbiamo vinto, le rassegne a cui abbiamo partecipato. Facciamo anche un cenno alle rassegne a cui probabilmente parteciperemo quest'anno. Certo, allora, il 13 marzo a Casanuovo e il 10 aprile a Villa Ricca in occasione della rassegna Voci... Come si chiama? Voci? Migliore in campo? Vai. Angolo ero preparato, scusa. Voci notte, no? Ero preparato. Comunque no, a parte queste rassegne con date sicure, la cosa più importante sono quelle che faremo nella stagione primavera-estate, dove andremo anche fuori dalla Campania, sicuramente si parla di Toscana, Umbria, Lazio, e già ci siamo stati, ci ritorneremo per farci conoscere anche al di fuori dei confini. Vi state estendendo? Sì. Ci tengo un attimino a sottolineare che non sarà un po' una prima volta per noi, in quanto con i precedenti spettacoli abbiamo già avuto modo di partecipare a diverse rassegne anche fuori dell'ambito regionale e provinciale, che ci hanno consentito di vincere dei premi, rassegne anche di un certo spessore. Siamo reduci dalla partecipazione alla rassegna all'Anfiteatro di Milo in provincia di Catania con la giuria presieduta da Leo Gullotta, dove oltre varie nomination, quale migliore spettacolo e migliore regia, è stato vinto un premio da quella che è stata la migliore attrice protagonista di Una ricca tarantella. Che abbiamo recitato in un anfiteatro di 1000 posti, un'esperienza spettacolare. Bello. Sono soddisfazioni che ci stanno consentendo di acquisire un bagaglio esperienziale. Non ma anche poco. Più sicurezza, sì, comunque. Molta più sicurezza, sì. Volevo chiedervi, come riuscite a conciliare il teatro con la prima professione, oppure fate proprio questo di mestiere? No, quasi tutti noi, tranne il regista che lavora anche proprio al piccolo il teatro, però noi abbiamo quasi tutti un altro lavoro. Non è semplice. Forse se fossimo liberi professionisti, quelli che lavorano fino alle 10 di sera, avremmo dei problemi. Dobbiamo fare dei sacrifici, spesso recuperiamo il sonno il sabato e la domenica perché si finisce all'una di notte, alle 2 di notte, alle 7 bisogna alzarsi, però ne vale la pena perché la soddisfazione che ci dà fare questo ci paga ampiamente di queste cose.
Ci stiamo già chiedendo come faremo lunedì prossimo, sì, quando a termine di quelle che sono le nostre tre date al piccolo non ci ritroveremo più a dover partecipare alle prove. Sicuramente la maratona ci mancherà la notte. Sì, sì. Possiamo sempre incontrarci per strada e... Sicuramente, anche ragazzi, se cosa? Sicuramente non finirà lì, perché come abbiamo già detto siamo pronti a muoverci per quelle che sono le rassegne, però sicuramente è un pezzettino di quotidiano che verrà a mancare. Ecco. Certo, è possibile vedere la locandina del... poi caricheremo anche la foto su Facebook. Eccola qua, sì sì, se la tieni tu va, si vede benissimo. Quindi dal 22 al 24 gennaio a Teatro Il Piccolo, Piazzale Tecchio numero 3 a Napoli, che casino, con la regia di Luca Silvestri e poi il cast: Luca Silvestri, Federica Mazzarella, Danilo Alvino, Susi Bastone, Armando Costaiola, Chiara Chiumo, Angelo Ferro, Carlo Priore, Salvatore Forte, Giovanna Sebastiano, Anna Vitolo e Vittorio Pomella. Allora. Va bene, allora volevo procedere con una bella domandina. Sì. Dunque, mi chiedevo, il napoletano medio, diciamo, sempre visto anche al di fuori del contesto campano come l'emblema della comicità, di quello che effettivamente potrebbe essere il teatro. Secondo voi è così? Il napoletano magari ha una marcia in più, anche perché voi siete di Napoli. Mi chiedevo se per voi era così oppure, insomma, no, se magari c'è un'impronta caratteriale che contraddistingue. Sì. Per me sì, il napoletano per me c'ha quel tocco in più, quella napoletanità in più lo aiuta nella comicità, nel strappare una risata. Per me sì, il napoletano c'ha molte più porte aperte. Ci sono anche altre città, eccetera, però credo che la comicità è parte da... non perché io sono napoletano, che io ho visto anche nelle altre città, ma penso che la comicità parte da Napoli. Come disse Salemme, bisogna distinguere gli attori italiani dagli attori napoletani. E voi come la pensate? No, sono d'accordo con Salvatore. Il napoletano ha una marcia in più, forse dettata da tante componenti, non so, culturali, di tradizione, forse anche genetiche. C'ha una, voglio dire, una comicità anche involontaria, se spesso si passeggia nei vicoli di Napoli o per le strade, si assiste a delle scene di teatro a cielo aperto. No, è vero, naturale, verissimo. E forse proprio da quelle molti autori hanno preso spunto per scrivere i loro testi, perché sono scene di vita reale, la maggior parte. È un qualcosa in più che ha il napoletano, come si dice, un talento, ecco. Abbiamo una domanda in diretta. Salve, qual è stato lo spettacolo che vi ha regalato più emozioni e soddisfazioni? Ciao da Gerardo e Raffaele. Io non ti posso rispondere a questa domanda perché sarà la mia prima commedia. E anche io, vabbè, perché sarà la prima, quindi, commedia. Memoria storica del gruppo. Se vuoi, c'è un amico che può parlare per voi. E... rispondo del gruppo a questa domanda, rispondo. È l'ultima, veramente. L'ultima. Ma prima era l'ultima. Quella era l'ultima, la penultima. La ricca tarantella, perché è stato questo spettacolo con cui siamo arrivati anche a Catania, siamo andati a Sulmona, come abbiamo vinto il premio Confetto d'Oro. È stato uno spettacolo che ci ha dato soddisfazione. Tutti sono stati meravigliosi. Il primo, lo scaffaletto, l'esordio, quest'ultimo sarà bellissimo. Ma finora una ricca tarantella ha raggiunto dei picchi altissimi per il nostro livello, che comunque è crescente. Ma questa volta speriamo anche di superarlo. Questo spettacolo è molto carino. Prima giustamente i colleghi non hanno voluto dire la trama. Io voglio dare un piccolo spunto. Eccolo, vedi. Ma migliore in campo. Migliore in campo. Solo per attirare i curiosi anche gli spettatori che ci seguono, i radioascoltatori. È un gruppo di, diciamo, truffatori napoletani che cerca di svaligiare un casinò, perciò che è casinò, che si trova nel nord Italia. E seguiranno tante gag e cose inaspettate, compreso un messaggio molto profondo che comunque, al di là della comicità, la commedia vuole dare. Va bene, adesso ci prendiamo un paio di minuti di pausa con l'esistenza dei mostri Chavez. La sfortuna c'entra relativamente, se ti schianti ubriaco senza la patente, e non è una coincidenza se un intero paese va in fiamme in tre giorni di violenza. I laureati della
dei padri a quella frustrazione che li ha ad ascoltare i venti. Son 40 anni buttati ed io e te non siamo così deficienti. Falliti e ferite, fandonie firmate. Ora tutti sull'attenti, che è questo quel festival delle innocenze perdute di quelle emergenti. E rieccoci qua ad Artiamo Scendiamo. Mentre c'era una discussione tra Salvatore e Carlo sulle responsabilità, e Salvatore poneva l'accento che, sul fatto che lui sia l'autista ufficiale della compagnia teatrale. Un ruolo importante. Viaggiare di sera, suonavano i bari. Allora ragazzi, prima di tutto, com'è possibile e dove è possibile acquistare i biglietti per venire a vedere il vostro spettacolo teatrale? Silenzio. Vado, vai Carlo. Allora, innanzitutto i biglietti si possono acquistare tranquillamente al botteghino e diciamo sabato e domenica è anche tutto esaurito, quindi per coloro che volessero venire il venerdì è abbastanza fattibile. Poi per qualsiasi informazione ci sono i numeri di telefono sulla locandina, il nostro sito www.filodrammatici.it, la nostra pagina Facebook. Ovviamente filodrammatici. Va bene, mi chiedevo, anzi volevo rivolgere questa domanda un po' a voi tutti. Voi siete attori chiaramente e volevo sapere la difficoltà, insomma, che provate nel momento in cui vi dovete immedesimare in una parte. Cioè, quanto è difficile per una persona rientrare in un ruolo che magari potrebbe addirittura essere diverso dalla personalità che ha quella stessa. Ma io penso che se la cosa ti piace ti viene tutto spontaneo, ti viene tutto naturale, cioè non penso che ci sia, ecco, un metodo per immedesimarsi nel personaggio, io penso che parte tutto da dentro. Comunque richiede anche un certo studio, perché molte volte può capitare che si va ad interpretare un personaggio totalmente diverso da quello che sei tu,
e dunque devi cominciare a porti le domande se io fossi. E questo ti porta a studiare il personaggio e ad uscire da quello che sei tu e ad entrare nel personaggio. È difficile, una volta che sei entrato nel personaggio, a devi riuscire. Entrare in te e dire, mo' chi era prima, non mi ricordo. questo è vero, come Dustin Hoffman in Rayman. Esattamente. In sì, perché noi abbiamo fatto insieme quel film e non ho avuto problemi ad uscire. Tu mi davi la mano. Sì. Tu la la nostra Chiara portava il caffè. E infatti, l'acqua. E abbiamo avuto grandi difficoltà io e lui dopo ad uscire dal personaggio di quel film che è stato uscire grande. Anche dal manicomio. E voi che ne pensate riguardo? Io penso sia domanda. Molto difficile, perché comunque si entra in un personaggio spesso diverso, però è quella la vera sfida, è come dire, la cosa bella, poter svestire i propri panni e entrare quelli di un altro personaggio. E bisogna, il famoso metodo Stanislavski, farlo il più possibile e immedesimarsi, cercando di farlo diventare naturale, una parte di sé. E solo là si è davvero credibili, secondo me. Per te, Joanna? Per me significa riuscire a cogliere le varie sfaccettature del carattere che può avere quel personaggio. Cercare di farle mie, cercare di compenetrarmi il più possibile nei personaggi che vado ad interpretare, sperando che possano anche arricchirmi, insomma, che possano arricchire i lati della mia personalità. Sì. Ma poi si conosce anche qualcosa di te stesso che magari tu non conoscevi. Capito? Cioè, fare un personaggio magari quando lo leggi pensi sia difficile, lo devi fare, lo fai, e poi dopo, se tu rimani contento, ecco, hai sicuramente scoperto qualcosa di te che tu non conoscevi. È bello questo, sì. Una domanda un pochino più, no, diciamo un pochino più superficiale: a chi vi ispirate? C'è qualche attore, qualche autore teatrale a cui che vi piace particolarmente, con cui vorreste collaborare? Non lo so, facce pure un sogno, un saccio. Ma guarda, io ti dico che secondo me ognuno di noi ha dei suoi miti, è ovvio, però tutto dipende dal personaggio che tu devi andare a interpretare. Magari è anche bello pure da una persona per strada, tu puoi prendere qualcosa e metterlo nel personaggio. Il brutto è che tu vai a imitare quel tuo mito, perché poi dopo si vengono a creare dei paragoni. Sì, però ha fatto l'imitazione di... E a questo vi volevo portare, che sì, spesso accade. Tutto sommato sì. Devi lasciare pur sempre una tua personalità sul palco. Sì. Altrimenti hai fatto un'imitazione di quel personaggio. Che magari è piacevole in quel momento, però non rimane niente, no, diciamo, dell'attore. No, dopo nel commento ci sarà sempre bella la commedia, bella, però. Ma allora però. Ci sta quel però che dà fastidio. E secondo me si evita facendo l'imitazione di... Gianna, mi sa che volevi intervenire. Sì, no, volevo intervenire perché sentivo appunto di dire una domanda questa che mi è piaciuta molto, perché mi fa un po' rivivere quello che io sento ogni giorno nel partecipare alle prove. E cioè, io mi ispiro, cerco di ispirarmi ad ognuno di loro. Cioè, ad ognuno di loro chiaramente mi riferisco un po' ai miei compagni d'avventura tutti. È come se io in ognuno di loro trovassi qualcosa che mi piace, qualcosa che io stessa forse voglio tendere ad imitare, voglio tendere a fare mia, perché mi può arricchire. Per cui non che non voglia omaggiare i grandi del teatro, è che sento comunque che ognuno di noi, ognuno di loro, insomma, in quello che è il nostro piccolo, può riuscire ad esprimere, a dare qualcosa che nessun altro mi può dare. Il migliore in campo. Vediamo la risposta. Allora io... No, ma è l'ultima risposta. L'ultima, è bene. L'ultima domanda. Parola mia. No, faccio un cenno inevitabile, non come ispirazione, chiaramente, al nostro migliore in campo. Vedi, il migliore in campo in assoluto è stato sicuramente Edoardo De Filippo, e non posso non menzionare, non ispirarsi a lui, ma sognare magari un giorno di poter essere degno di rappresentare, di essere attore delle sue
opere che sono state straordinarie, meravigliose, sì, che tutt'oggi sono attuali, bellissime. Il nostro sogno è quello di poterle fare in maniera più che dignitosa. Infatti nel frattempo ci asteniamo da questo. Quando sarà il momento, il sogno è quello di... Ma secondo te sono ancora attuali perché lui ha anticipato i tempi o perché noi non siamo mai cambiati? Per entrambi i motivi, ma lui li ha anticipati i tempi, perché quello che vediamo in commedie scritte 50 anni fa oggi ancora si verifica, quindi, e anche se un poco sono cambiati i tempi, lui secondo me è stato anche precursore di certe cose. Forse ha capito chi è realmente l'umano. Ha capito l'uomo, lui ha studiato l'uomo, e l'uomo in certe cose non cambia mai, ci sono sfaccettature diverse, ma... temi intramontabili, insomma. Sì, per certi versi sì. Poi perché... sapeva che c'eravamo, sì, noi, allora ha detto bene, andare. Sapeva che veniamo noi, ha detto bene, sto in mani tranquille, dunque... Ragazzi, se poteste riassumere in una parola ciò che vi porta il teatro, quale utilizzereste? Domanda da 10 milioni di dollari. Nessuno parla. Scusa, dove ci porta il teatro? Cosa vi porta il teatro? Come vi arricchisce? Come vi sentite nel fare teatro? Cos'è per voi il Cos'è teatro? Per voi il teatro? Parola, un aggettivo, per una... quanto mi riguarda, mi completa. Io senza il teatro è come se mi mancasse un pezzettino di vita, un pezzo di cuore. E lo stesso mi fa sentire meglio sotto tutti i punti di vista. Confermo quello che ha detto la mia collega Giovanna, diciamo, si provano emozioni indescrivibili. Quello che ricevi e quello anche che riesci a trasmettere. Salvatore? No, è lo stesso, un'emozione. È bello tremare, là sopra tremi tu, trema la voce. Però vedi, quando hai paura, tu magari davanti a una cosa ti fermi, ragioni. Invece questa paura non è che non ti fa ragionare, però ti piace. E allora è un'emozione... Ma già dalla prima del sipario, vediamo il migliore in campo cosa risponderà. Rispondo perché è l'ultima domanda. No, per me la parola, come diceva la trasmissione, la parola è emozione, ma nel senso più ampio, cioè mi piace, mi emoziona e vorrei cercare anche di trasmettere emozioni, di emozionare e di emozionarmi. Quindi è un'emozione. Anto, ti voglio rubare una domanda. Mi chiedevo, in una città... Voglio sempre mettere in mezzo Napoli stasera, insomma, in una città come Napoli, che è comunque una città ricca, per certi versi controversa, a volte anche un po' difficile, quanto il teatro potrebbe aiutare le nuove generazioni? Me l'hai rubata, però senza che la volevo fare io. Veramente? Sì. Molto. Molto, il teatro può fare molto. Il teatro può fare molto, sono gli altri che non fanno fare al teatro. Sì. Aiuta. Sì. Il teatro può essere una grande forma di espressione, una grande forma di educazione. Io sono un insegnante, io lavoro con i bambini e mi rendo conto che la vera crisi è nelle nuove generazioni, perché appunto le forme di espressione cominciano davvero a latitare. Non sappiamo noi stessi che cosa trasmettere al di là di quelli che sono i mezzi televisivi e telematici, ai quali loro si avvicinano un po' come degli automi, perché fin dal grembo materno ormai nascono che sanno già usare PC, televisione, e non conoscono invece quelle forme di espressione, di cultura, di amore quali il teatro. Il teatro ha tanto tanto da dare, e come ha detto giustamente Salvatore, non si lascia fare al teatro. Ah, sono curioso di conoscere la risposta di Angela al riguardo. No, il teatro, io sono d'accordo con loro, può essere solo una fonte di arricchimento anche per la società, anche per delle persone che magari sono un po', voglio dire, tra virgolette fuori, un po' più emarginate, un po' per tutti, può essere, abbraccia tutte le classi sociali, può essere una fonte di ricchezza e di cultura per ognuno di noi, quindi deve essere coltivato, incentivato più di quanto lo sia, perché
adesso è trascurato fondamentalmente dalle alte sfere a vantaggio di cose più commerciali come appunto il cinema, il cabaret, vediamo trasmissioni in sud che hanno una comicità spesso anche spiccia e volgare. Sì. Invece il teatro fatto bene è una forma d'arte che deve essere promossa il più possibile e noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. E tu Carlo? Ma diciamo, è un confermo, ecco, quello che hanno detto i miei colleghi, ma da precisare che il teatro è un rifugio di tutto, anche, ecco, può combattere anche la timidezza e non solo, anche, ecco, come forma di educazione, questo è, teatro è tutto, non posso dire. Ragazzi, ora procederemo alle domande finali. Noi abbiamo una domanda che rivolgiamo a tutti i nostri ospiti. C'è una domanda anche per Angelo? Sì, questa è per tutte e quattro. Non vorrei che rimani senza domanda. Cosa... Puoi rimanere zitto. Cosa cambiereste in Italia? Una cosa al volo, la prima cosa che vi viene in mente. No, non c'è una sola cosa al volo. La no, prima una cosa che, è difficile, una sola cosa, partiamo proprio da Angelo. Beh, sono contento perché per questa considerazione. I politici, perché la politica spesso rovina l'Italia, questa politica. Certo la politica è fatta dal basso, però se non cambia la classe politica non cambierà mai l'Italia, a tutti i livelli, quindi di economia, di cultura, di sociale, quindi cambierei la politica rifondandola dal basso, dalla gente, ed eliminando questo mercimonio che si è venuto a creare negli ultimi 50 anni. Io vorrei, se potessi, vorrei restituire all'Italia e agli italiani il vantaggio di saper sognare, di continuare a credere che non tutto è perduto. Sono personalmente un po' stanca di sentirmi la testa affastellata di pensieri, di crisi, di valori, c'è sicuramente, ma ognuno di noi ha il dovere di non restare a braccia conserte. Siamo tutti responsabili di quello che possiamo essere, di quello che siamo oggi e di quello che possiamo essere domani. Molto bella questa sì. risposta. Grazie. Vediamo il cabarettista del gruppo. Io cosa concordo con Angelo, perché penso che i problemi di oggi vengono da lì, cioè a base di tutti i problemi che noi abbiamo vengono dalla politica, perché secondo me politica è fare servizio per il popolo, non per se stessi. Soprattutto fare un servizio, non metterlo a quel servizio. No. Ormai è palla di migliore in campo, ormai pallone d'oro. Invece oggi no, oggi chi fa politica lo fa solamente per fare politica a casa sua, per sé e basta. No, più infatti carino. Anche io confermo quello che hanno detto Angelo e Salvatore, che finché si va avanti con una politica del genere non usciamo più assolutamente, quindi o si fa qualcosa o altrimenti provvederemo noi. una bomba in Parlamento. Un attimo la parola per dire che non sono d'accordo con quello che ha detto Angelo, con quello che loro hanno abbracciato, perché ragazzi le maniche ce le dobbiamo rimboccare un po' tutti. I politici sono al Parlamento perché noi li abbiamo mandati al Parlamento, a parte gli ultimi due presidenti del Consiglio. Va bene, però siamo tutti bravi, si è tutti bravi a sedersi giudicare intorno ad un tavolino e a dire questo non mi piace, quest'altro non mi piace, questo lo vorrei cambiare, ma quando è che veramente ci si decide per fare qualcosa insieme e per fare in modo che le cose cambino veramente? Siamo italiani purtroppo, quindi siamo... E in Italia purtroppo vige la filosofia del armiamoci e parti. Artiamoci e andiamo. Tocca a te adesso, la tua domanda preferita. Vabbè, la domanda di routine, però alla quale in un certo senso loro hanno già risposto. Però va bene ripeterlo. Ragazzi, progetti futuri.
I nostri progetti futuri sono quelli di spaccare il mondo, di far arrivare la voce dei filodrammatici al di là del territorio. Questi sono i nostri progetti. Come mi è piaciuta l'uscita dal basso, vero? Sì, era tipo i video quelli di 18 anni. Coniglio dal cilindro. Ah, ricordiamo, 22, 23, 24 gennaio, Teatro Il Piccolo, Piazzale Tecchio 3 a Napoli, ovviamente, Che Casinò con la regia di Luca Silvestri. I biglietti sono acquistabili, ripetilo Carlo, al botteghino, oppure diciamo sui numeri qui, sulla locandina, ripeto, volete andare sì, sul nostro sito www.ifilodrammatici.it e la nostra pagina Facebook I Filodrammatici. Ragazzi, accorrete in teatro. La commedia è molto divertente, chi viene non se ne frega. Anzi, aspettiamo anche voi. Noi già durante le prove ridiamo. Sì. Ci indicavate anche un giorno, perché le altre c'è una preferenza per il venerdì, perché il sabato è completamente esaurito, la domenica qualche posto forse laterale, sediolini, invece il venerdì è rimasto qualcosina. Quindi è un consiglio. Aumenta un po', mi rubo l'ultima domanda finale, aumenta un po', cioè vi procuro un po' di ansia, che due date sono già... Sto dicendo, il bello è che il sabato e domenica è quasi tutto esaurito, da domani per noi inizia la settimana di passione, domenica pure noi saremo tutti esauriti come lo è stato. Dunque ci posso garantire, però è la settimana più impegnativa, più bella, più emozionante, più adrenalinica, più lunga pure, perché inizia domani mattina e finisce domenica notte, dunque è una maratona non stop, senza sosta. Però un grande attestato di stima da parte del pubblico, comunque. Sì, perché oramai molti ci seguono, gli sono piaciuti i primi spettacoli, sono fedeli spettatori e portano amici, c'è col passaparola, spesso abbiamo difficoltà, il sabato ormai non c'è più posto. Abbiamo difficoltà proprio ad uscire dal teatro. La più grande soddisfazione adesso è quella di essere fermati per strada e di sentirsi dire, chiedere da quelle persone che inizialmente noi abbiamo fatto fatica a convincere negli anni scorsi a partecipare a quelle che erano le nostre rappresentazioni, ci fermano per chiederci: ma quando andate in scena? Quando dobbiamo venire? Tutto questo tempo, l'anno prossimo, tutto questo tempo. Sì. Che per noi 4 mesi di prove sono stati... Il tempo è volato in un attimo. Questo si parlava prima in macchina, di 4 mesi di prova non ce ne siamo proprio accorti che passavano i mesi. È stata una bellissima esperienza. Sì. Anche perché essendo molto intense, gli orari molto, come dire, difficili, allora non è semplice, chiaro. Ma soddisfacente. Ne vale la pena comunque. Si vede dai vostri occhi, avete occhi davvero felici e convinti. No, brillano proprio di passione, quindi vi crediamo davvero, perché gli occhi non mentono. No, ma quindi... ti ripeto, guarda, già durante le prove che noi cominciamo a ridere già è... Ci emozioniamo a parlarne, sicuramente nel momento in cui lo facciamo avvertiamo anche la responsabilità di rappresentare quelli che sono i nostri compagni d'avventura, che in questo momento non sono con noi, che ci stanno ascoltando, e speriamo di averlo fatto al meglio. Speriamo che ci accettano domani alle prove. Speriamo soprattutto. Noi vi salutiamo. Saranno quasi tutti contenti. Speriamo soprattutto. Preparati i caffè, stiamo venendo. Ed è visto ancora strappato nel frattempo i nostri contarattini, insomma. Ma non credo. Comunque, prima di concludere, vorrei dire una cosa solo. Io ho notato una somiglianza straordinaria di Angelo con Luciano De Crescenzo negli anni 80. Luciano De Crescenzo. No, perché ti ragazzi, ringrazio. Non è vero. Angelo, me lo ricorda tantissimo. Angelo ha una cospicua donazione. È Luciano De Crescenzo che assomiglia al migliore in campo. Negli anni 80, quindi ero un po' più giovane. Così parlò no, perché l'ho visto, 2 o 3 settimane fa, era invecchiatissimo. Vabbè, adesso c'ha quasi 90 anni. Quasi 90 anni. Io sì. Del 20... 26. Forse fa 90 anni quest'anno. Grazie. No, veramente. Adesso facciamo noi una domanda a voi: come è riuscito a corrompervi, buon Angelo, per prendere fin dall'inizio questi complimenti? Amore a voi. Sì, ma infatti, quando siamo venuti, loro stavano facendo discussioni per dire: ce la fai tu sta domanda o ce la faccio io?
capito che e sarà anche nostro ospite anche domenica prossima e nelle domeniche a venire il migliore in campo ormai. Ma Angelo il nostro no, nuovo opinion leader domenica proprio no perché sta con noi solo domenica non posso poi dopo la commedia domenica sera lo metto in macchina e ve lo porto io da lunedì 25 da lunedì è vostro una domanda privata. Chi si prova ad essere la compagna di Angelo? Del migliore in campo. Del migliore in campo. È una responsabilità però, eh. La faccia abbastanza enigmatica. Ragazzi, innanzitutto quanto tempo abbiamo? No, mi è piaciuta la pausa iniziale, capito? Tu hai fatto la domanda, sì. Lei si è guardata da circospetta, no, pausa. No, ho fatto un attimino mente locale a quelli che sono i miei impegni, soprattutto nel prossimo fine settimana, perché questa domanda mi porterà via non poco tempo e ho tre date a teatro a cui dover partecipare, insomma. Che cosa si prova? No, non ha un carattere semplice, però poi tutto sommato, andando molto in fondo, forse possiamo trovare qualcosina di salvabile. Però dobbiamo dire che in radio si è comportato da migliore in campo, pallone d'oro, sì, 90 minuti. Corretto fino alla prima all'ultimo. Senza cambi. Senza cambi. Ha risposto anche alle domande dove gli altri sono andati un pochino più in difficoltà. No, anche domande, sui progetti ma anche alle domande iniziali nelle quali lui non era interpellato. Mi sono sentito in dovere di insomma, ragazzi, ormai vi ha corrotto, ma che cosa fate per corrompervi? Ormai svelatelo, insomma, io mi vedo in imbarazzo. Non si può dire. Senti, però il codice bancario dopo te lo dico. Avevo capito che si trattava di qualcosa del genere, insomma. Allora, noi ringraziamo i filodrammatici per la loro disponibilità e per la loro simpatia soprattutto. Anche perché voglio fare una piccola critica. Noi abbiamo avuto ospiti meno affermati di loro che si sono comportati in maniera un pochino, vabbè, meglio non dire, no, era solo una manie critica di egocentrismo e ti hanno rifiutato di venire in radio oppure noi altro. Abbiamo semplicemente cercato di dare il meglio di noi stessi. Se volete torniamo anche. Siamo noi ovviamente l'invito per i prossimi spettacoli. La radio è sempre aperta. Vi ringraziamo, siamo noi a ringraziare Radio Baiano il fatto che ci ha dato l'onore di ospitarci in diretta nella loro trasmissione e questo per noi è sicuramente gratificante. Due anni fa abbiamo fatto una delle rassegne qui vicino ad Avella. Sì. Una bella quella in piazza all'aperto, una bellissima rappresentazione sempre di una ricca tarantella. È stata una memoria di ferro, no. Guarda, impressionante. A questo punto devo dire anche che ti ho qualcosa di bello su di loro, te l'ho detto loro, infatti di qualcosa tu dici. Deve dire una cosa a lui, dai, dici Carlo qualcosa. No, devo dire questa parete, diciamo, bellissima, è bellissima. Ma dove? Ma sono, ma poi le sedie sono uniche, non le sono senso belle. Che dici, ma parate, Angelo? Sono molto spontanei. No, è naturale. Sì, sì, sì. No, lo dovevo dire pure lui me l'ha detto, ha detto io devo dire questa cosa. Ragazzi, quando i complimenti sono sentiti, noi ci sentiamo gratificati. Soprattutto quello sulle sedie, sì, mi ha colpito tanto. Da proprio dentro. Allora, ho apprezzato moltissimo l'angolo dell'usato. No. Veramente. Complimento ai conduttori, bravissimi. I migliori in campo. Però vogliamo ringraziare anche migliori conduttori in campo. Ci ha contattato, ovviamente la signora che ci ha detto: guardate, voi state parlando, ma noi non stiamo sentendo. Questa cosa perché. Ma voi ci hanno sentito? Sì, penso proprio di sì. Noi vi salutiamo. Ma gli amici che ci hanno fatto delle grazie domande. Grazie signora. E grazie per il coraggio che hanno avuto ad ascoltare noi di domenica sera, cioè. Ma noi siamo di Radio Baiano, la gente ci dovrebbe pagare per sentirci. Ma allora, noi ringraziamo ancora i filodrammatici, ricordiamo 22, 23, 24 gennaio al Teatro Il Piccolo, i filodrammatici con la commedia. Ragazzi, che casino. Non ne posso più, andate con voi, non ne posso noi più. Ci pensa, questa è solo la presentazione, pensa alla commedia che sarà, cioè.
Va bene, quindi vi ringraziamo. Ci ringraziamo. Già abbiamo 24 gennaio. Abbiamo fatto i complimenti, penso che loro l'hanno fatto, lo stesso. Mannaggia. Allora, noi ci rivediamo domenica. Ringraziamo per Radio Baiano. Ma ci hanno ringraziato per essere venuti qua. No, non ancora. Amica, volete il rimborso spese? Perché noi qua soldi non ne abbiamo. Ma io voglio solo giubbini fuori. Se lo trovo bene, se no anche noi la mettiamo lì. Prego, garantite a Salvatore che troverà il suo giubbino fuori, perché ha l'incubo del giubbino. No, ma la rivedremo in quella. Ma non l'incubo del giubbino, perché per il giubbino picchia per la macchina. Questo ce l'abbiamo anche noi, capito? Macchina sua. Il giubbino lo posso pure lasciare qua. A me ne datemi le chiavi. Cabarettista, autista, cioè autore, amico di Angelo Ferro, migliore, cioè siamo la compagnia al completo. Ma come dice, voi siete proprio attori finiti. se poi mi lasciate un assegnino, io a mia volta vi rendo il migliore in campo. Allora, io l'acquisterei, io come verità, se volete sono sul mercato. Okay, calcio, no, se volete vi do, no, io direi di lasciarlo lì in ibernazione. A me va benissimo. Lo lasciamo lì nell'angolo dell'usato, come pronto Johnny, ad opinare non appena con i nostri prossimi ospiti. Quando c'è bisogno intervento. Nei momenti di silenzio, di imbarazzo, che magari ci stanno. E poi vada sempre sulla stessa sede, perché ormai è la sua sede. Nell'angolo dell'usato. Voi quando andrete in diretta la prossima volta ricordatevi che questi sono occupati, qua già ci stanno. Voi come vedete, Angelo ma c'è. Lui c'è. E va bene, basta allora, con questa cacciara. Noi vi salutiamo con Francesco Amoruso Laica, ci vediamo domenica prossima alle 19. Piccolina, tanto quanto una pulce, abbaiava per la fame sotto al busto del duce. Fuori era buio, pesto più della pece. Quando da un portone uscì fuori della luce, un uomo alto ne uscì fuori stralunato, infastidito dalla bestia che lullava. Neanche un piatto di speranza quella stronza rinzecchita, ma un calcione ad ogni natica ribelle. Là che un ricordo studiato a scuola è dimenticato solo dopo un'ora. Laica si perse in mille battaglie, ghigliottinata in mille frattaglie. Là che un ricordo studiato a scuola è dimenticato solo dopo un'ora. Laica si perse in mille battaglie, ghigliottinata in mille frattaglie. La luna sorrise portando ricordi e la cagna fuggiasca tra mille balordi. Rintano in un fosso scavato di fretta da unghie spezzate dalla chiacchiera bietta che vuole scompaia il suo pelo arguto voluto da un parto che più che unitario separa, divide ed amara la sorte per chi di Laica non vuole la morte. Laica è viva, Laica è partita, in ventre moriva, il culto spariva. Laica è la luna senza fortuna, rimase per giunta digiuna. Laica è viva, Laica è partita, in ventre moriva, il culto spariva. Laica è la luna senza fortuna, rimase per giunta digiuna. La paura, un rumore, un odore di denti. Laica, mi senti oppure ti penti dei tuoi ideali sfrontati per chi sguinzaglia i cliché del prêt-à-porter. Il tuo salvatore è l'universo, un punto di vista allargato all'immenso, dove la terra sarà un quadro fisso attaccato all'infinito come un crocifisso. Laica è fuggita, la terra bruciava, rimase impaurita, non rispettata. Laica, lo spazio, tua nuova dimora, forse un alieno ti avrà ancora. Laica è fuggita, la terra bruciava, rimase impaurita, non rispettata. Laica, lo spazio, tua nuova dimora, o forse un alieno ti avrà ancora. L'hai capita, l'hai cambiata, l'hai catturata, l'hai addestrata, l'hai calpestata, l'hai cacciata, l'hai Laica dov'è? Laica è un ricordo studiato a scuola e dimenticato solo dopo un'ora. Laica si perse in mille battaglie, ghigliottinata in mille frattaglie. Laica è viva, Laica è partita e mentre moriva il culto spariva. Laica è la luna senza fortuna, rimase per giunta digiuna. Laica è
terra bruciava, rimase impaurita, non rispettata. Laica lo spazio, tua nuova dimora, forse un alieno ti amerà ancora. Nadu varu lorze ma, comunque faccio tardi.